persone sono nel momento palpitante. Senti, chiama qua. A Radio Rai Capodanno. Deve essere questo, comprensorio le isole. Unza o capri? Unza. Piano,
terzo. Fate indifferenti, se no ci sento. Ma chi ci sente? Siamo in macchina. Però ci vede, no? La marcia indietro che da qui si vede in casa. Mettete di là, così sa, siamo di fronte. Tanto c'è zucchina tua che mette a posto. Buena! Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fosse una bambola. Poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quante volte, io dun da 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 tararirarara. No ragazzo, no, buongiorno, il bicchiere. No ragazzo, no, del mio amore non fingere. Mamma. Amà, ma perché? Il fritto, amà, ma io adesso come esco? Ma come? Esci? Ma sei una settimana che non esci. Ma proprio questa sera, dai, ma rimani con noi, Cristiano. Ma con noi chi? Siete sempre voi. Hai invitato tutti i portieri della Cassia. Io non te capisco, ma ci passi tutto l'anno, ma pure le feste.
Ma perché? Ma che vuoi fare? Guarda. 20.000. Pronto? Uè, Filippo, come stai? Sì, un attimo, un attimo solo, te lo do. Sì, te lo do subito, Un attimo, allora. Aspetta un attimo che sto un po' impicciato qua. Allora, eccolo qua. Allora, è via Cassia 1043. Sì. Sì, tanto sul campanello c'è scritto Contessa Scintilla Sinibaldi. Allora avete deciso di venire? Fantastico. Scintilla sarà in estasi. Gaido! No! Gaido! Gaido, figliandroccio! Scusami un attimo, Filippo. Sì, sì, casomai ci vediamo dopo la festa. Ciao, ciao, ciao. Gaido! Mannacci chi da morto! Mister! Gaido! Chi è come sta? Mannacci chi da stramorto, ma tu guarda un giacca i soldi. Gaetano Malagozzi, o tu meglio del Ciro Purciano te. Grazie. Ma lo cazzo si fa nulla. Ma mancano una fedente cartolina. Mister. So che voglio una, abbiamo fatto il torneo di Natale. Ah, e come vi siete qualificati? Ultimi, Gaetano, è un destino a mano. Sono 3 anni che si è fiuta la capitale e sono 3 anni che non vincimmo la chiave che è partita. Ah, mister, scusate, ma come vi siete vestiti? E la mascotte. Ma che già te l'hai scontato da chi? O simbolo la squadra tu. Maronna, come si bella la carità, si è fatta ancora più bella. Grazie, un vero signore. Grazie, sì. Grazie. Aiù, guardate che ci sta, aiù! Mister, l'ha alluccata così, per cortesia. No, che mi può venire, aspetta. Aiù, aiù! Guardate, per zitto, per cusate. Carità, io ti vengo a cianni. Dai, ammassalo di guaglione, non ti prego, dai, ammassalo di guaglione. Non posso, non posso, non posso, sono mortificato, ma non posso, veramente, me ne faccio io. Come? Come? Tengo un appuntamento improrogabile, mister. Gesù, E i guaglioni non li saluti. I guaglioni non li Quello saluti. Li fai felice solo a guardarti. No, Gaeta, devi restare almeno per un caffè. No, no. Un cordiale. Un apero, ci pigliamo l'aperitivo. Via, Gaeta. Gaeta, non me lo puoi negare. Almeno un caffè me lo ce lo dobbiamo prendere. Il caffè non lo prendo, lo sapete, mi fa pure male. E poi, scusate, devo andare all'avvocato. Sì, vabbè. Ma si chiama avvocato, no? Lo saccio buono come si chiama quello che ti piace a te. No. Patente e merda. Non ti preoccupare, che non ci ho dico i guaglioni che da giusto, va bene? Grazie, Trecchi, siete molto gentili. Quelli se i guaglioni ti vedono combinato così, se ne vogliono venire pure ora alla capitale. Lo saccio, lo saccio. E poi chi gioca più. Certo. Comunque, mister, grazie di tutto. Statevi buoni e buon anno a tutti quanti. Ciao. State pure, ciao. Agente. Gaetano! Gaetano, agente! Gaetano! Ecco, bravo, metteci la catena. Hai visto mai? Beh. Du sacchi. Sì. Ma chi è quello? Niente, tutto regolare. E allora, come sono? Ottimo, signora, veramente buonissimo. Come mai non ci ha messo dentro anche le alici? Fanno arsura. Cusciamo? È in camera sua. Pensa che è chiuso lì dentro da Natale. Perché non gli dici di uscire, eh? Parlaci tu, convincilo, tanto a me non mi dà mica retta, beh. Ma che c'è, Cristiano? Ma che c'è? Non è che vi drogate. C'è
ci facciamo un cannone. Erba calabra. Me l'ha regalata mio fratello per Natale. Bel regalo. Senti, senti. Allucinogena, Cri. Sì. Spacca il cervello. Fammi un filtro, te. Col biglietto da metro. Mi raccomando, fallo bello che tira. Cri, ce l'hai le cartine tu? No. Pensa che incubo se non ce l'ho nemmeno io. Siamo rovinati. Aspetta un attimo, forse l'ho visto. Hai visto sti cosi, no? Dinamite. Dinamite? Eccole qua. Dinamite, Me l'ha regalata mio cognato, quello che lavora a Massa Carrara, nelle cave di marmo. Ma che ci devi fare? La spariamo a mezzanotte, Cri. No, te sei completamente deficiente, sì. Giuro. Pensa a me, il botto di Capodanno. E sai dove la spariamo? Nel laghetto dell'Istituto di Cultura Giapponese. Là dentro ci stanno le carpe koi, quelle colorate. Bestioni di 30 kg. Pensa che botto, Cri. Pum! Secondo me arrivano pure fino al Museo d'Arte Moderna. Che cos'è l'amore? Piano? Quarto. La contessa. Zucchina! Amore, scusami. Dove sei stato? A trovare papà. Sai com'è, poveretto, ci teneva. Come sta? Sta bene, sta lì, giocano a carte. Gli hanno preparato pure il cenone di Capodanno. Chi l'ammazza? Che cosa prepari di buono? Lenticchie. La mia passione. Buono. Guarda che ti ho preso. Belli. Li metto subito nell'acqua. Sarai stanco, amore? Un po' sì. Ma sì, mi sa che mi ci vuole proprio così, allento, sta tensione. Che tensione? Beh, sai, il lavoro, papà, insomma. Non ci pensare. Vai, dai. So, vi avevo promesso di aiutarti. Non ti preoccupare, è tutto pronto. Sicura? Ok, zucchina, come vuoi tu. Vado. Ti preparo qualcosa? Magari. Un bladi. Sai una cosa, amore? Quando ho lasciato papà prima, mi sono sentito, non lo so, come vuoto. Lasciarlo lì tutto solo con quei vecchi, la notte di Capodanno. E sai che cosa mi ha fatto più male? Guardarlo negli occhi tristi, spenti, e mi dicevano vai Enzo, vai. Io ho vissuto la mia vita. Adesso tocca a te. Va. Pensa che domani ci torno. Stava il disco volante, no? Quello che sta all'incrocio tra Casal dei Passi con via Scannaroni, no? Beh. Io lascio bagnavo sempre i garsoni. Quella sera invece quel figlio della mignotta di Mario mi attacca una pippa con ste cazzo da Pasqualani. Ti rimagnà perché di qua, ti rimagnà perché di là, ti rimagnà perché di su.
te rimaniamo. Perché da giù abbiamo capito sbadaglia. Alla fine gli faccio. Vabbè, va. Portami pure sta cazzo, arriva a scolare. E avevamo finito. La prima, no, la seconda, la terza. La prima, subito. Chi? Un sercio. Ci avevamo messo dentro un sercio. Io la fanno scherzo. Che figlio della mignola. Ma quale scherzo? A quelli che arrivano fuori con i gelati? Con i sirci. No, ni. Era una, quella sola. Si erano scordati dalle vaglie rosse. Mi ammazza che ierla, però. La prima olivetta scolana della vita tua. Hai capito? Mi dispiace. E dico, lo metto la mano in faccia, no? Ma quella comincia a arrabbiare. Mi ha detto che non era colpa sua, che non gli era mai successo. Allora, Plinio... A proposito, lo conoscete, Plinio? Plinio... Ho capito, non lo conoscete. No. Ebbene, Plinio, che è un amico mio, è uno che ci capisce. E mi ha detto da lascia aperti. Anzi, mi ha consigliato di fare una cosa. Chi? Che ti ha consigliato? Da fargli a causa. Ha fatto bene. Ha fatto bene, sì, ci credo. Ma fagli causa a chi? Ma come a chi? A quelli che le fanno, no? E dove stanno quelli che le fanno? Chiusi quando stanno quelli che fanno l'oliva scolare. Dopo non sta. E che ne so quando sta? Oh, dove hanno sta quelli che fanno l'olive ascolane? Dove hanno sta? Ah, a Ascoli. Che ha fatta? Noni. Come no? Come noni? Perché non fanno l'olive ascolane, non sbaglio? A Macerata. Sicuro. Che cos'è? È una sorpresa, papà, è una sorpresa! Dai, aprilo! Ma cos'è? Su, dai, aprilo, papà, dai, aprilo, dai! Aprilo, aprilo, papà! Dai, su, vieni a te! Dai, aprilo! È per me? Oddio! Eh? Ma non dovevate? Sono loro! Ma sì che sono loro! Originali! La prima serie! Ma come avete fatto a trovarli? Ti piacciono, papà? Ti piacciono, eh? Io lo sapevo che ti piacevano! Forse faccio ancora in tempo a iscrivermi al raduno di Subiaco! Ecco qua, 1043. Quant'era? 47.000. Prendi il resto. Buonasera. Buonasera e buon anno. Anche a lei. Sì? Sono io. Sali, dai. Gli squali del Borneo vivono in costante ricerca d'assassini. Sono stati trovati due cormorani. Ci sarebbe sempre quel festone a Genzano. Però ci suonano quelle mezze seghe degli Animal Dead. Oppure si potrebbe andare sul Tevere, al Barcone, da Fisichella. Le popolazioni del luogo venerano lo squalo azzurro. Allora? Buona sterba, eh? Che facciamo? Tu non ascolti, non segui. Ma che è sta puzza? Ci buttiamo sul barcone? Boh. No? Lo so. Ma te l'hanno invitato? No. Ci avrei giurato. Ma che c'è, la scabbia? Non ti invita mai nessuno. Cioè, quanti anni saranno che ci conosciamo? 5, almeno 5. Ma perché? Che malattia c'hai? Cioè, adesso che ci penso, manco io ti ho mai invitato. Ecco che è la puzza, mettiti le scarpe, oh! Ma mica stai a casa tua, stai! Oh! Nella grotta azzurra si è scagliato. Oh. Che caro! Quello è un mio amico, ti badi.
spogliati. Come, mo? Giulia, complimenti. Hai fatto proprio un gran bel lavoro. Questo salmone alle pareti illumina, illumina tutto. Ma chi ti ha consigliato, un architetto? Mia mamma, è stata lei. La mamma? Gran gusto la mamma. Brava. Giulietta, allora? Lo sai che sono proprio contenta di stare qui stasera a festeggiare con i vecchi amici. Pensa che dovevo andare a Norcia. Norcia? Sì, un collega di Gianluca ha organizzato una festa in un castello e Gianluca ci voleva andare, ma io mi sono rifiutata. Secondo te ho fatto bene? Vuoi un po' di finocchiola? Così io gli faccio capire che sono indipendente da lui, capito? E che io mi posso fare tranquillamente il Capodanno da sola e non sto male. Non stai male? No, sto male. Non tanto, abbastanza. Certo che un po' mi dispiace. Chissà che starà facendo. Forse ci dovevo andare. Forse. Scendete, scendilla, scendete! L'anima che ti è morta, scendete, scendilla! Aspetta un momento, forse questa ti può svegliare. Niente, manco poco cazzo. Scendete, scendilla, fammi sentire. Eppure batte, svegliate, scendilla, scendete. Aspetta un momento, eh. La padre, c'è in mezzo. Andate via, egliate via. Una rossa per la fine. La rossa, la rossa. Pronto, chi è? Gaeta! Gaeta, no! Chi è che parla, pronto? Ma la gira la capa, Gaeta, dove? Ma chi è? Ma come chi è? Gaeta, sono chi? Sono tre! Tre? Ma come avete fatto? Gaeta, Gaeta, che è successo? Niente! Gaeta, che è stato? Niente, non strillate, non è successo niente! Tu che stai alluccando, Gaeta! Che è successo? Gente, Gaeta! La gente! Ti sei scordato la gente, la tua! Cave cazzo, cazzo! La gente! Ehi, te l'hai scordato troppo distributore? Ti ha pure chiamato, ma sei proprio strunzo! Ma che dite, mister? Ah, sei strunzo, Gaeta! Mo basta, mister, mi avete scassato, ma come vi permettete? E a capì, cazzo, oh fedendone, è l'anima che ti è morta! Io non la voglio più sentita nominata la purchiara terme... Chi c'è in linea oggi? Pronto? Ciao, yeah. Chi è? Sono triste oggi. E come mai? Che è successo? Sì, sotto la porta. Ma io mi sento triste. Sotto la porta! No, boo! Non vogliamo lacrime, no tristezza, no, niente, ciò bene, un'altra volta, dai! Non mi fate parlare di lavoro, dai! Dai, raccontagli, era geniale, semplicemente geniale, ragazzi. E dai! E va bene, vi dirò qualcosa. Dunque, vi faccio una domanda. Quanti cani conoscete nel cinema? Ah, tantissimi. Dai, non scherzare, parlo di cani veri, tipo Zanna Bianca. Rintintin. Lessi. Beethoven, San Bernardo. E la carica dei 101? No, solo cani veri, non quelli dei cartoni. E che cosa hanno in comune? Non parlano. Come non parlano? I babboncini di Senti chi parla adesso parlano. E come se parlano? No, non ci siamo, ragazzi. È possibile che non capite? È che sono amati. Tutti questi cani sono amati e coccolati dai padroni, dai bambini che ci giocano, dai nonni, dalle nonne, dagli zii. È il classico stereotipo hollywoodiano, quando invece milioni di randagi muoiono abbandonati sulle strade, coperti di zecche, perché i loro padroncini d'estate non sanno che farsene. O peggio, gli organizzano dei combattimenti per farli sbranare fra loro. E allora? E allora io ci ho scritto una sceneggiatura. Brava! Con Carmine Smilov. Smilov? Ma che aveva fatto Smilov? Ladri di vita. E allora? È una storia difficile, dura. Pensa che è stata rifiutata da tutti i produttori. Era troppo tosta. Solo uno come Spaventa ci ha creduto. Beh, Spaventa. Pronto! Ciao, Elena! Elena, ciao, Elena, come chiami? Elena, sono emozionata! Brava, sì, non ti preoccupare. Allora, ti ricordo che c'è il vale un viaggio per due alle Seychelles. Mi devi rispondere esattamente a tutto. Anche Willy, figurati. Allora, qual è il fiume più lungo d'Italia? Qual è? Bo! Adesso Bo! È vivo!
Sono vivo. Khmer Rossi, finalmente rilasciatemi. Arrivo domani. Ti amo, Eugenio. Noè. Adesso. Io ve la racconto, però mi raccomando, vi dovete giurare che non ne parlate con nessuno. Ma certo! No, veramente, in questo ambiente ci mettono un attimo a fregarti l'idea. Dai! Ragazzi, è una bomba. Tu già la sai? Come la so? E allora? Allora, ci siete? Sì. È la storia di Ciro, un cane poliziotto. Un pastore tedesco tossicomane. Che si droga? No, lo drogano. Fanno così per renderli dipendenti, no? E trovare la roba nelle valigie. Beh, la prima parte è tutta sull'addestramento, no? E poi sul suo sprofondare nella tossicodipendenza all'aeroporto di Ciampino a caccia di spacciatori. Beh, adesso non vi sto a dire tutto quello che succede. Però ad un certo punto, quando l'eroina l'ha reso ormai uno schiavo, decide di scappare alla ricerca della libertà. E poi? Scappa, scappa, scappa per chilometri e chilometri, giorno e notte, notte e giorno, senza sosta, ma i bagagli steso su un tapirulò, come una valigia che nessuno verrà mai a reclamare. Papà! Papà! Michele! Michele, stai attento, vieni qua! Che bella, papà! È perfetta! Adesso è perfetta! Sì, adesso è proprio perfetta! Bella. No, papà, no, lo specchietto non è quello originale, è nuovo! Che c'è? Vittorio! Prima non c'erano, adesso sono obbligatori! Vabbè, dai, andiamo su che c'è nonno che ci aspetta, eh? Ho un'idea! Va, no, mi avevi promesso che sparavamo i botti! No, dai, Vittorio, ti prego, pensa al traffico che ci sarà, eh? Rischiamo di rimanere imbottigliati! Giusto, giusto! Dopo! Dopo la mezzanotte ci facciamo tutto il giro del raccordo, eh? Evviva, evviva, bella. Evviva il Capodanno, bravo. Evviva, nonno, evviva, dopo la mezzanotte il tutto il giro del raccordo, sei contento? Chi è? Perché ti sei addormito? Beh. Ah, mi sono stufato, ci aspettavo un altro posto, dormivo tutti. Va buono, ancora non è ora. Perché? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo aspettare? T'ho detto che è presto, non vedi che è presto. No, non lo vedo. No, ma cu. Ammazza che freddo. Si sono torpiditi tutti i rossi. Ne ha fatta sba. Oh, mossi, lo vedi. Lasci tu, va. Hai sgarato tutta la ciacca. No, Davide. Mo' chi io dice a Fausto? Andiamo, ora. Piede porco. Ai oddio! Ambulanza, aiuto. Una. Sparito. È grosso quello. E metterlo così, no? Guardate la gente come si deve ridurre a Capodanno. Non vedi questa come sta lì. Andiamo a pescare, va. Ambriacona. Ti piace bere, eh? Ah. Eh.
Piantala. Mamma! Pensi che piangendo cambi qualcosa? Mamma, ma che ci fai qua? Faccio quello che farebbe qualsiasi madre che vede la propria figlia navigare nella merda fino al collo. È vero, mamma. Hai ragione. Te ne rendi conto finalmente, no? Sto male, mamma. Sto male. Ho sbagliato tutto, tutto. Smettila di compiangerti e tirati su. Sei sempre la stessa. Hai preso da tuo padre. Hai quasi 30 anni, Giulia. E ancora non sai come gira il mondo. Tu hai una fortuna che gli altri non hanno. Hai una madre che ti vuole bene, che darebbe il sangue per te. Sì, lo so. Devi reagire. Devi dimostrare a te e a tutto il mondo quello che vale. Fai vedere a quel porco chi sei. Deve pagare. Deve pagare, Stellina. Deve pagare i suoi errori. Non bastano poche gocce di Guttalax. Niente per tutto. Forza, diamoci da fare. Incomincia l'anno nuovo come si deve. La mamma ti vuole bene. Ti vuole bene. Capito? Capito? Capito. Giulia. Eh? Dov'è il vino che in tavola è finito? Guardami il frigo, ci dovrebbe essere dell'altro. No, rosso. Rosso lo volevo. Eccolo rosso, guarda. Un bel chiantino. Giulia, brava, tutto molto buono, molto buono. Grazie. Ciao. Facile come magnasse un panetto di burro. Ma che senti? Perché? A mo' è facile magnasse un panetto di burro. Ma che c'è? Io devo farebbe magnare. Ma te lo sei mai magnato un panetto di burro, te? No, ma se dice. Se dice facile come bevesi un bicchiere d'acqua, imbecille. Detta buoni. Mo' basta. Mo' se la cura. Ammazza che posto, Cri. Hai visto? Ma perché non mi hai mai detto niente? Vieni, vieni. È bellissimo. Ma senti, sembra che respiri, eh? Pensa, questa l'ha costruita nel 1894 un ingegnere norvegese, un certo Lars Fenning. Guarda, l'ha chiamata Heidi in onore della figlia morta sotto una carrozza. Non perdo un colpo. Dicono che ci sei suicidato dentro. Che? La Svenning. Era disperata. Dicono che dai termosifoni sentono dei rumori, come una voce che chiama. Thank you.
di più, tutta, tutta ancora, che meraviglia, di più. Solvente, solvente per pittura, per i modellini. Beh, è un allucinogeno potentissimo. Che ne sai? Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva. Sì, vabbè. Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Capodanno, dai, dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri. Lo faccio? E fallo. Che c'hai? Oh, che ti senti? Esaccio, esaccio. Non sai che è? Ti arriva dritto al cervello. Ti rovina. Sto... Una merda. La bomba, Cri, la bomba, dai. Prova, dai, non fare il codardo. Prova. Ti prego, fallo per me. Dai. Ma com'è? Di più, Cri, di più. Sei Lars Fenning, il costruttore di caldaie. Come stai? Bene. E tu? Molto bene. E tua figlia? È qui. Heidi? Ciao, Heidi. Allora, sei stanco? Un po'. Mi chiedo come fai. Tra poco finirà il combustibile. Questo lo sai, vero? Sì. E? E niente. Sei pronto? Sì. Non sei preoccupato? No, neanche un po'. Giulia! 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 Scommetto che manco ti ricordi di me, eh? Momentaneamente. Cotico ne Angela.
All'alberghiero, stavamo in classe insieme, ti scordate? Quante ti hanno bocciato. Studiavo poco. Ma sai una cosa? Adesso te la posso dire. Tu mi piacevi tanto. E passavo tutto il giorno a riempire pagine e pagine del mio diario col tuo nome. Malacozza. 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 E tu neanche mi guardavi. Che stupido. Senti, Codico, la sai una cosa? Ci sta una festa sul Tevere, su un barcone, da Fisichella. Perché non ci andiamo io e te? Poi magari ti faccio conoscere Roma. La conosci Roma? È bellezza di Roma. Il Colosseo, San Pietro, Piazza Navona, Piazza di Spagna, Piazza Bologna. Gaetano, Gaetano. Gaetano. Ancora. Gaetano, ti devo parlare. Ancora. Ha già combinato un guaio allora. Lo so, mister, avete proprio esagerato. Lo sa, io però non volevo. Lo so, però avete sbagliato, eh. Ho sbagliato, c'è poco da fare, ho sbagliato. Solo che come facciamo, Gaetano? Come facciamo? Lasciamo perdere, tanto quella che è stato, tanto la contessa, quella ormai. Stava combinata male, Gaetano. Male, quella beviva. Beveva? Ma quella ha sempre bevuto. E poi come si fa, Gaetano? Come si fa? Si fa, tanto è Capodanno, tutto passa. È Capodanno? La roba vecchia si è. Tu dici che si aggiusta tutto? Non vi preoccupate, piuttosto andate a bere qualcosa, ya? Ci pensi tu? Ci pensi. Grazie, Gaetano. No, statevi fermo. Fai vedere a quel porco che sei. Deve pagare. Deve pagare, Stellina. Enzo, amore. Ce l'hai fatta. La carta igienica era finita. Ho trovato questi. Ma cazzo, ti è venuto in mente da fare sto risotto alla pescatore da merda? Scusatemi, eh. Devi reagire. Forza. Devi dimostrare a te e a tutto il mondo quello che vale. Dov'è? Fai vedere a quel porco chi sei. Deve pagare. Deve pagare, Stellina. Deve pagare i suoi errori. Ecco. Diamoci da fare. Incomincia l'anno nuovo come si deve. Devi dire... buon anno e tante care cose. Buon anno e tante care cose. Perfetto, così, ah? Così sei normale. Normale? Poi, tranquillo, come se niente fosse, te ne vai verso la porta, esci fuori e mi aspetti. Facile, no? Facile. Ce la puoi fare? Sì. Ripeti. Sì. No, cazzo, dai, la frase, quello che devi dire. Buon anno. E tante care cose. Buon anno e tante care cose. Giulia, ha capito tutto. Cosa? Di noi due. La pianta. Ti dico di sì. Ti ricordi la fotografia con la cernia in braccio? Non c'è più. E quella tua? La foto tua che stava lì? Sei paranoico. Ma non sono paranoico. La luce l'ha staccata lei. Mi ha fatto pulire il culo con la relazione dell'Iria, hai capito? Oh, pianta, stai farne di capo. Lasciami sto braccio. Luisa, ascolta un attimo. No, ascolta tu. Io non sono abituata a fare queste figure di merda, è chiaro? Quindi ti dai una calmata. E se un paio di scopate ti fanno questo effetto, allora è meglio Pronto, di... Pronto, Giulia, ci sei? Sono Lisa. Cos'è, Enzo? Non so come vestirmi. Tu come ti vesti? Che? Disperata, chiamami appena torni. Pronto, pronto, Lisa. Sembra una segreteria. Che divertente! Ti sentiamo. Come stai? Insomma, tu? Stanco. Ho appena finito di scrivere la relazione per Liri. Era ora. Che stai facendo? Che palle. Non mi va proprio di venire stasera, guarda. Non me lo metti, ho una voglia. Sta come una matta. Pensa, si è svegliata alle 6 per cuocere. Io pensavo di prendere la stricceria per uno schifo qua. Oddio. E se non vengo? No, ci viene da morire, ci rimane troppo male. Giulia. Giulia, non è così. Il solito porco. Non è come sembra, Giulia. Sarebbe male. Lo so. Sarebbe male per niente. Le cose sono molto più complicate di quello che pensi, Giulia. Lo sai che non si può. Allora vieni qua, dai. Se vuoi che vengo stasera, vieni qua. Aspetta, sto già lì. Io ti ho dato le chiavi di casa. Ti ho dato la mia vita, il mio amore. Io ti ho dato tutto. Ti sei preso tutto. Anche la mia amica. E tu?
cosa mi hai dato tu? Eh? Che cosa? Giulia, io ti amo. Anch'io. Anno e tante care cose a tutti. Papà, papà, io comincio, eh? Michele, stai calmo, mancano ancora 20 minuti. 15 minuti e poi qua di fronte hanno già cominciato. Ah, Michele! Vieni, dai! Vieni a vedere, papà. Come hanno cominciato? Che? Ma che? Ma che fanno? C'è sparo addosso! Oh! No! No! La doccia no! La doccia no! A sfasciare la Jaguar di quella bagascia! Giù! Papà! Papà, papà, vengo anch'io! Te la senti? Sì. Grazie, nonno. Grazie! Voglio una vita più tranquilla. Con meno stress. Era perfetta! Papà, dai, papà! Facciamogliela pagare a quella vecchia bavosa! Andiamo, dai! Sfondiamogli la macchina, presto! Era perfetta! Ma va! La sigaretta dell'uomo. Ma si sparano! Ha girato proiettili del carro. Tabacco raffinato. Allora, sempre meno, solo 9 minuti alla fine dell'anno per mio padre. Aspetta, Mastino, ferma, aspetta, che fai? No, ti prego, non puoi farlo, ragiona! Questo non è un locale, questa è una casa privata! Posso sta parecchio, Mastino? Non puoi farlo, non puoi! Faccia fuori, faccia fuori! No! Faccia scatta, bascia! La pagherei! Spara, nonno, spara! Gaeta! Gaeta! Che m'hanno fatto, Mastino? Che m'hanno fatto? Michele! Michele! Mastino, Gaeta! Michele! 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 Che t'hanno fatto? Michelino, che t'hanno fatto? Mastino! Parlami, Michele, Mastino. Parlami, parlami! Cosa, Michele, Mastino. Cosa? La televisione! Ma perché? Maledetti! Maledetti! E mo, il bestion! Gaeta! Buon anno e tante care cose a tutti! Thank you.
venuti, ma ti volevo fare tanti, tanti auguri. Tanti auguri, Stellina, buon anno. Buon anno. Come va là? Eh? Bene. E allora? Hai seguito i miei consigli? Sì. Ma che hai? Hai una voce strana. Tutto bene, tesoro? Sì, mamma, l'ho fatto. Che cosa, amore? La spigola? Che cosa hai fatto? L'ho ucciso. Come? Ho fatto quello che dicevi tu, mamma. Ma che cosa hai fatto? Per favore, fate silenzio! Un attimo, non sento! Giulia, non ho capito! Mi sono fatto mettere i piedi in testa. L'ho ammazzato. Ma che stai dicendo? Giulia! Giulia! L'ho ammazzato. Giulia! Giulia, pronto! Pronto, che hai fatto? Rispondi, rispondimi, Giulia! Giulia! Allora, siete pronti? Sì! Non vi ho sentito! Siete pronti? Sì! E tu, Winnie! Buon anno! E tante care cose a tutti! Salve a tutti! Buon anno e tante cose care! Mettiti in ginocchio, non fare movimenti falsi, che ti faccio schizzare le cervella su tutte le pareti. Tira fuori la roba, forza, sbriga. Fate tutto quello che volete, lo sparate, lo sparate. Ecco, tiro fuori la roba. Ecco la roba, ecco. Tossico, ecco che cosa sei, sei soltanto un tossico. Tieni la roba. Non mi avrete mai! Cristiano! Cristiano! Siamo scoperti, siamo fottuti! La polizia! La polizia! La polizia! Sì, dobbiamo scappare! Cristiano, sono la mamma, ti prego! Mettiamolo qua alla porta! Ecco, ecco, sono di là! Ma non è la polizia! Sì, è la polizia! Sono di là, incazzatissimo! Che... No, no, no! Non aprire quella porta! Dammi letto! Lascia, mossa di pesce, quella è mia madre! No, l'ho letto, madre! È la polizia! Voglio l'erba! Sanno misurare le voci di tutti! Anche quella di sua madre, senti! Cristiano, ti prego, apri solo la mamma! Mamma! Non è mamma! È uguale! Spiccicate, ma non è lei! Presto, sì! Svegliati! Sì! Dobbiamo scappare! Cristiano! Sparatarsi della roba, sì! Aspetta, ossa, aspetta! Mancano 10 secondi! Aspetta, aspetta! 5,